Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, porca di quella porca di quella porca. Oggi voglio parlarvi davvero di uno spoiler enorme riguardante la season 5. Per questo ragazzi, se non volete sapere quello che vi aspetterà in questa stagione, io metto già le mani avanti, mettete un bel like e andate a vedere qualche altro video, ragazzi, perché qua è stato scoperto veramente un sacco di materiale relativo alla Season 5 di Fortnite. Ringrazio come sempre, prima di iniziare il video, il mio grande amico, quello che succede su Twitch e YouTube, per avermi fornito e tradotto le informazioni in modo da poterle portare a voi nella maniera più chiara. Facciamo il punto della situa, raga. Allora, la crepa nel cielo sta diventando veramente un qualcosa di spaventoso. Si continua ad espandere giorno per giorno, creando in giro per la mappa vari portali nelle city più significative e risucchiandone le parti più significative per poi scomparire nel nulla. Pensavamo che i portali risucchiassero completamente la città presa in considerazione, ma in realtà, ad esempio, al motel ieri è sparito il portale. A Corso Commercio ne è apparso un altro che risucchierà l'insegna e probabilmente poi sparirà. Anche a Rifugio Ritirato ha risucchiato solo l'insegna e poi è sparito. Quindi in realtà dobbiamo andarci sempre con i piedi di piombo su quello che hanno davvero i portali come effetto sulla mappa. Ma oggi, ragazzi, noi parliamo, come vi dicevo, di quello che potremo trovare nella Season 5. Sentite, io non sto qua a girare intorno come se fossi la giostra di Gardaland. Vi faccio vedere una mappa concept che la mappa, ragazzi, è stata fatta da me, basandomi sulle cose che hanno recuperato i miei dataminer. Dovremmo all'incirca trovarci, ragazzi, un qualcosa del genere. Sbadon! Guardala qua, guardala qua, guardala bene, poi ne parliamo, ragazzi. Guardala bene. Ci sono varie modifiche, vari cambiamenti nella mappa, ragazzi. Il primo lo vediamo là in alto, la piramide al posto del campo da calcio, dove si dice i cammelli, perché, ragazzi, nella Season 5 ci saranno gli animali. Una cosa che non c'è mai stata, a parte farfalline, cagate che ci girano intorno per la mappa. Animali veri non ne sono mai esistiti su Fortnite. Le fonti dicono che i cammelli vagheranno intorno alle piramidi e alle dune che sostituiranno il grande stadio da calcio. Quindi ovviamente era una location messa solo per l'evento dei mondiali, che non aveva molto senso in realtà con tutta la concezione di Fortnite. Ci mettono la piramidona giga, che sembra non ha senso, però là ce la piantano. I pappagalli, li andate a vedere di là, ragazzi, i pappagalli gireranno, atterreranno, dicono, sugli alberi vicino, come si dice, intorno a Pirates Point. Quindi, ragazzi, dove c'era una volta il putrido pantano, sembrerebbe che arriverà un porto dei pirati. Stiamo, ragazzi, facendo il punto della situazione su tutte le epoche storiche che potrebbero essere, come si dice, prese in considerazione in questa Season 5. Oramai abbiamo capito che parlerà delle epoche. Ci dicono, ragazzi, che al posto del putrido arriverà questo nuovo porto, dove ci sarà una grotta con dentro del tesoro che potremo prendere, che potremo recuperare. Ci saranno anche, ragazzi, delle cose per i pirati relative al pass battaglia. Ne avevamo già parlato un mese e mezzo fa, ma sembra confermata la skin di livello 100 del pass battaglia, che dovrebbe essere The Cursed Captain, il capitano maledetto. Quindi si dice che ci si appoggerà un pochettino alla figura del capitano dell'olandese volante, quello dei pirati dei Caraibi, in poche parole.
ci dicono anche che la skin di livello 1 si chiamerà The Explorer, che sarebbe come un Indiana Jones, in poche parole. E una delle skin presenti nel nostro pass battaglia si chiamerà The Scientist, lo scienziato, che avrà la figura di cercare di chiudere i vari portali che durante tutta la season 5 si apriranno qua e là nella mappa. Come dicevamo, ragazzi, nel Pirate Point, che è appunto il porto dei pirati, ci sarà della sabbia, ovviamente, perché è la parte iniziale che dal mare ti porta alla mappa. Ci sarà un accampamento dei pirati pieno di oro, che però sarà solo a livello decorativo, teschi, cannoni, e una grotta dove potremo entrare e prendere dei chest che invece saranno ovviamente prendibili, tra virgolette. Ci saranno anche altre piccole grotte nascoste in giro che nasconderanno anch'esse delle casse. Toglieranno, ragazzi, anche l'approdo avventurato, perché era appunto una city dal tema stagionale, e verrà sostituito da un castello in rovina. Io ci ho messo lì un castelletto, dovrebbero essere delle rovine di un borgo medievale con tanto di castello. Ci saranno anche dei cavalli, lo stato brado, in quel castello troveremo un sacco di chest e di scatole, delle munizioni. Come dicevamo, ragazzi, aggiungeranno gli animali, anche se in realtà sembrerebbe che tutti questi sono solo come decorazione. Troveremo, ragazzi, dei pipistrelli, come state vedendo, alle vecchie montagnole maledette, dei cammelli lì alle dune, delle pecore, le troveremo sia ad Acri Anarchici che a Lande Letali, e a Lande Letali troveremo anche delle mucche. Quindi non sappiamo bene, nel senso, qualcuno dice che li puoi colpire e fanno il verso, altri dicono che sono solo decorativi. Io mi auguro che non abbia senso che puoi colpire gli animali, nel senso, non mi piace come idea, spero che lo tengano solo come decorazione, spero in realtà che li possano mettere come animali cavalcabili, sarebbe veramente una figata, ragazzi. Ci sarà però, attenzione, qua ragazzi stiamo vagamente spoilerando qualcosina della season 6, neanche della 5, ci sarà un pterodattilo, dicono, che vagherà così a caso intorno alla mappa, e ci sarà un T-Rex che sembra essere finto, che sostituirà il vecchio rifugio ritirato diventando un Jurassic Jungle. Potrebbe essere una vecchia giungla giurassica, ragazzi. Troveremo nella mappa altre orme di dinosauri e, come vi dicevo, ribattezzeremo il rifugio ritirato nella giungla giurassico, e avremo anche in giro per la mappa delle uova di dinosauro. Nella mappa ci saranno sostanziali modifiche anche per quello che riguarda il fiume, che diventerà probabilmente più grosso, formerà delle cascate, e lungo il fiume troveremo delle grotte dove potremo trovare appunto dei chest o delle casse di munizioni. Scomparirà, ragazzi, il motel, e al suo posto arriverà il Selvaggio West. Ovviamente, ragazzi, nel Selvaggio West troveremo carrozze con i cavalli, rotaie del treno e ovviamente un sacco di location con all'interno forzieri e casse di munizioni. Beh, ragazzi, questa era veramente tutta una carrellata di cose che dovremmo e potrebbero arrivare realmente nella season 5. Io spero che questo video vi sia piaciuto un sacco. Mi raccomando, sganciate il like come se non ci fosse un domani, condividetelo con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live, che mi sa che stasera facciamo il contest. Ciao!